avevo a fianco a me Cecilia Ziotti, che è la titolare di questa, anzi no, io non direi la titolare, che è un po' la mamma di questa struttura, nata un po' per caso. Vorrei che la stessa Cecilia mi spiegasse che cosa significa fare un bed and breakfast come questo, che si chiama Grisù, e vivere il territorio così come lo fate vivere voi, entrando all'interno di questa casa familiare. Certo, il bed and breakfast è praticamente iniziato casualmente, perché questa casa è sempre stata aperta un pochino a tutti. Io ho tre figli, quindi amici miei, amici dei miei figli, e una sera tutti intorno a un tavolo hanno detto: ma sei così accogliente questa casa, così grande, perché non ci fai un bed and breakfast? E così è uscito il modo di fare il bed and breakfast. Il nome, poi dovevamo pensare al nome. Allora ragazzi, che nome ci mettiamo? Ne sono usciti tantissimi, tutti scartati. All'unanimità è uscito Grisù, perché mio marito e mio figlio sono pompieri, quindi Grisù, un nome simpatico e movimentato. Praticamente questa è una cascina, tipica cascina della Bassa, con il cortile fuori, il portico, la stalla dove noi abbiamo, nella stalla abbiamo fatto il forno con il luogo ludico dove ci si ritrova con i ragazzi, il salone, che è il salone d'ingresso apposto per gli ospiti dove fanno la colazione, e poi l'ultimo piano abbiamo dedicato a loro. Praticamente sono due stanze con un grande bagno e una suite per chi rimane un pochino di più, tipo quelli che vengono alla fiera, che quindi hanno bisogno di uno spazio, un salottino con una TV, con internet e con tutto il loro spazio, un mini appartamento per loro. I'll wait till the end of time. Open your mind. Qui è la via dei sapori, quindi noi siamo ancora legati alla tradizione. Noi abbiamo animali da cortile, quindi abbiamo galline, maiali, che questo è molto importante, i maiali. Quindi facciamo colazione al naturale. Lei appunto ha detto prima dalla mamma, io dico dalla zia. Praticamente ai miei ospiti dico: fate come se fosse a casa della zia. Faccio le colazioni con le torte fatte da me, dolce salato, quindi salato diamo i salumi, salame, culatello dei nostri maiali. Naturalmente ogni tanto mi alletto a fare il burro, a fare la ricotta, e quindi tutti i prodotti della nostra terra, del nostro territorio. Noi naturalmente, amando molto gli animali, il cavallo è sempre stato compagno in queste cascine, e noi abbiamo iniziato con passeggiate a cavallo e poi ci siamo ampliati, perché chiaramente non tutti erano capaci di andare a cavallo, e quindi abbiamo fatto passeggiate a cavallo per chi è in grado, per chi è capace di andare a cavallo, e poi abbiamo aggiunto una carrozza, una diligenza, che facciamo passeggiate in carrozza lungo le rive del fiume. Poi naturalmente siamo cresciuti sempre di più, abbiamo un parco carrozze di 8 carrozze con un landò, una vittoria, delle diligenze, e addirittura l'ultima che è arrivata da noi è una carrozza a 20 posti presi in Alto Adige. E tra l'altro a Cecilia è venuta un'idea, quella di accendere gli animi con gli amori per questo territorio, perché Grisù fa spegni i fuochi ma accende gli animi, con una splendida passeggiata a cavallo. Questo è l'ottavo anno di questa idea, che ormai è diventata una costante da cui vengono, diciamo, da tutte le parti d'Italia. Vorrei un attimino comprendere come si struttura questa passeggiata e che cosa significa. Allora, questa è un'idea che ci è venuta 8 anni fa, per radunare un pochino tutte le persone che amano i cavalli. È un appuntamento fisso che avviene tutti gli anni, la prima domenica di ottobre. È praticamente una caccia al tesoro che viene fatta a cavallo, a coppie. Ci sono 5 premi, che viene fatto naturalmente come primo premio il culatello, poi viene la spalla, poi viene il salame, poi viene la punta di formaggio. E premiamo anche l'ultimo arrivato, perché è giusto che gli dia un compenso. Praticamente noi riusciamo a premiare tante persone.
grazie a tutti i nostri sponsor. Lungo il percorso questi cavalieri devono affrontare giochi di abilità culturale, perché ci sono dei quiz, abilità con il cavallo e abilità di diciamo fortuna, chance, ed è un percorso che possono fare tutti. Addirittura l'anno scorso abbiamo avuto persone di Milano che sono venute e l'hanno voluto fare in bicicletta. Naturalmente tutti i proventi vengono dati in beneficenza. Noi siamo in contatto con i nomadi, il complesso dei nomadi, che mia figlia va appunto l'8 in Madagascar con Beppe Carletti a portare parte dei proventi. Io come strumentista di sala operatoria vado a lavorare un mese in Bangladesh e porto appunto proventi di questa caccia al tesoro. Rimane anche parte di questi soldi qui sul territorio ai bambini di Santa Lucia, che sono bambini praticamente tolti dalla famiglia e messi in questa casa famiglia. Per lei Grisù è? Come luogo, come casa, è una casa familiare. Voi venite qui come a casa vostra, come la casa, praticamente una seconda casa in campagna. E poi è mangiare bene, si sta bene, e poi soprattutto spensieratezza. Noi andiamo in giro per i boschi con le carrozze, ci divertiamo e divertimento allo stato puro. Abbiamo una pagina Facebook dove c'è praticamente raduno a cavallo dove si va. Bed & Breakfast Grisù praticamente è la prima casa della frazione di Pievotoville a Zibello. Si apre una puntata di Fiere Dintorni all'interno dell'ente fieristico di Cremona per mostrarvi la 26esima edizione di Mondo Musica, la fiera mondiale dedicata all'alto artigianato nel settore della produzione di strumenti musicali come liuti ad arco e liuti a pizzico. È legata da oltre 3 anni a Cremona Pianoforte, in cui notiamo tutte quelle che sono le novità per quanto riguarda i pianoforti, diciamo gli strumenti a tastiera. Ma io non mi svelerei oltre ad accennarvi qualche dato, come 250 espositori, di cui il 54% proveniente dall'estero, oltre 20.000 visitatori, un'area espositiva perfettamente curata, le immagini di Fiere Dintorni cominciano a vivere al cubo il mondo della musica acustica artigianale per voi. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Presidente di Cremona Fiera è Antonio Piva, Mondo Musica e Cremona Pianoforte, un po' il fiore all'occhiello di quest'ente fieristico, a dimostrazione che il settore della liuteria artigianale e non solo degli strumenti a tasti sta spiccando il volo. Voi siete un po' gli artefici di questa fiera internazionale che ormai ha il placet di tutto il mondo. Noi abbiamo investito molto su Mondo Musica, anche perché era quasi naturale che nascesse a Cremona, in quanto Cremona ha dato i natali a Stradivari, Guarneria Gesù, Amati, quindi i grandi liutai del 600 e 700 hanno operato nella nostra città e nel nostro territorio. Però noi abbiamo pensato di intraprendere un discorso di manifestazione B2B professionale, quindi ci siamo immediatamente rivolti all'estero, quindi abbiamo fatto un grosso lavoro di internazionalizzazione alla manifestazione. Abbiamo promozionato la manifestazione in tutti i continenti, tant'è vero che la soddisfazione è dire che oggi abbiamo raggiunto il 54% di espositori stranieri e oscilliamo da un 30 a un 35% di visitatori stranieri. Cosa vuole oggi il mercato, questo mercato settoriale, soprattutto come le manifestazioni fieristiche oggi riescono a soddisfare un'esigenza di incontro diretto in un momento in cui il web marketing sta crescendo sempre di più? Ma guardi, noi abbiamo puntato sulla qualità estrema, quindi anche gli espositori sono selezionati. Certo, noi abbiamo dovuto contrastare l'ondata d'urto del prodotto seriale, che in un momento di crisi alla fin fine poteva trovare
ampi sbocchi su un mercato di nicchia. L'abbiamo contenuto, vediamo che i musicisti, i grandi investitori alla fin fine cercano la grande qualità. Indubbiamente il web marketing è una grande opportunità che ha il consumatore, però questi strumenti alla fin fine devono essere toccati, provati, visti e rivisti, quindi deve esserci un contatto fisico tra coloro che li acquista e coloro che li vende, quindi la nostra forza è questa. È la grandissima novità di questo mondo musica, e non solo una novità italiana, la presenta Edgar Rus, si chiama Violin au Parfum e trae la sua esperienza da un'esperienza di maestro liutaio che voleva dare qualcosa di differente nella sensorialità, nell'emozionalità. Io lo affianco a me, Edgar Rus, che è un maestro liutaio. Che cos'è Violin? Violin è il riassunto della mia vita da liutaio qui a Cremona. Sono più da 30 anni qui, sono di origine dell'Austria, faccio liutaio, maestro liutaio, e mi capitava frequentemente che persone venivano da me in laboratorio e dicono: che buon odore qui da voi, sempre quando vado a trovare un liutaio in bottega c'è questo odore così buono. L'ho raccontato alla Elena e mi diceva: ma perché non fai un profumo? E dopo ci ho pensato e man mano ho avuto sempre più un'idea molto chiara davanti a me, e questa idea ha dovuto maturare, era molto più fatica e lavoro di quanto avrei mai immaginato. Mi si è aperto un nuovo mondo e ho visto che è un mondo molto simile al mondo dei violini, del suono, e che non sentiamo soltanto con le orecchie ma sentiamo anche con il naso, e questo è un po' e raccolto in una boccetta che si chiama Violin Enjoy the Secret. Per chi è l'utilizzatore, che cosa deve percepire? Qual è l'emozione che deve percepire suonando, odorando, profumando? Prendendo questo profumo si annusa e si ha questo effetto che è voluto, di come di guardare attraverso un oblò e di vederne un mondo in cui ci sono queste sostanze, materiali con cui noi lavoriamo tutti i giorni, con cui creiamo i violini che Cremona è famoso. Il mercato come ha recepito questa sua innovazione? Sia un mercato settoriale, che è un mercato ovviamente che magari si può vedere anche come conservatore, sia il mercato mondiale. Oggigiorno abbiamo un sacco di mezzi bellissimi per poter lanciare un nuovo prodotto, una nuova idea che piace, e quindi attraverso questi mezzi siamo riusciti a lanciarlo già in anticipo, quindi tutti parlavano e non riuscivano più a aspettare, volevano già avere i primi campioni. Il giorno che l'abbiamo lanciato settimana scorsa a Grasse in Francia, dove è stato effettivamente fatto la fragranza, subito sono partiti gli ordini online della pagina internet violinfragrance.com. Il primo cliente era dal Canada, Belgio, Olanda e via così. Quindi qua adesso a Mondo Musica ovviamente ha un grande successo e ci sono in tantissimi che sono già venuti a prenderlo. Anche i più scettici arrivano della serie: non ho bisogno di profumo. Invece dopo che lo annusano vedono che indietro a questa fragranza sta tanto lavoro per avere un prodotto di questo genere. Il sogno, o anche un po' l'idea un po' del prodotto di Violin o de Parfum, è ovviamente anche quella di essere conosciuto al di fuori del nostro mondo dei violini, commercio di violini, che praticamente che tutto il mondo conosce questo profumo e dice: ah, sei tu quello che ha creato Violin Eau de Parfum. Come poterlo acquistare?
online è la cosa più semplice, violinfragrance.com, si può comprarlo. Enjoy the secret, assapora il segreto. Andrea Schulz, oggi nel 2013 cosa significa e qual è l'emozione di un professionista come lei nel fare questa tipologia di lavoro? Beh, innanzitutto è un lavoro che ha diciamo più di 300 anni e al giorno di oggi è cambiato veramente poco, nonostante evoluzione, nonostante tante cose, lo strumento come lo vediamo oggi è praticamente lo stesso come 300 anni fa. E, questa emozione di creare strumenti come al tempo di Stradivari, di Guarneri, ci rende veramente unici e ci rende veramente molto felici. Non so, faccio un esempio, io quando costruisco strumento, per un musicista, per me è molto importante renderlo soddisfatto. Infatti prima di cominciare a costruire uno strumento io parlo tantissimo con il musicista delle sue esigenze, di come vorrebbe il suo strumento, il suono, il colore, il modello e tutto quanto. E quando il lavoro viene terminato lo faccio provare ai musicisti e se il musicista è, diciamo che è contento, sono molto felice. Ecco. Cosa oggi deve avere un maestro liutaio per poter trasferire l'arte nello strumento? Beh, è una bella domanda perché oggigiorno ci tocca non solo costruire gli strumenti ma saperli vendere, dobbiamo muoverci, dobbiamo saperli suonare, dobbiamo fare un sacco di cose, diciamo, non tanto per costruire, dobbiamo conoscere abbastanza della chimica, dobbiamo conoscere e capire il suono, le vibrazioni, il legno, riconoscere il legno buono dal legno cattivo, insomma un casino di cose. E ripeto, nonostante che pratico questo lavoro da più di 25 anni e sono ancora alla ricerca e continuo sviluppo. Sergei Krylov, uno dei maestri violinisti più conosciuti al mondo, lo abbiamo visto in esecuzione, la scelta del proprio mezzo, del proprio violino è molto importante. Andrea Schulz, diciamo, un maestro liutaio di quelli che nel violino mettono l'anima. Qual è l'importanza per il violinista nel momento in cui sceglie il violino per la determinazione della scelta? E in questo caso nella scelta di Andrea Schulz come liutaio. Guardi, io credo che il violino in genere è un po' come la macchina per il pilota di Formula 1, questo è il violino per il violinista, perciò di conseguenza senz'altro la scelta viene, è una scelta molto sofferente per un violinista in quanto deve creare un rapporto fisico e un rapporto spirituale con uno strumento che non si crea da subito. È un processo lungo e molto, molto sofferente, se così si può dire. Comunque io credo che oggigiorno suonare gli strumenti moderni, io mi rivolgo a tutti i miei colleghi, quelli che fanno carriera internazionale, sia molto importante per me, in quanto bisogna dare bisogna credere negli strumenti moderni, bisogna credere nei liutai che lavorano. Oggi hanno una grande ricerca, una grandissima esperienza che arriva da 300 anni della storia della liuteria, e perciò io auguro a tutti gli liutai e tutti musicisti di avere una comunicazione stretta e importante proprio per arrivare ai migliori risultati sonori. Scegliete i prodotti, le creature, le creazioni di Andrea Schulz perché? Beh, questo lo sarei dire a un musicista perché non. Ci sono tante cose che faccio perché
ogni strumento ha la sua caratteristica, ogni strumento è fatto per un proprio musicista. No? Guardi, io credo che questo sia un fattore talmente personale, epidermico quasi, che lo lascerei fare ai musicisti. Mi è difficile dire per tutti, è una cosa estremamente personale. Io sono con Gianni Iannantuoni, manager della divisione pianoforti all'interno della Yamaha. Yamaha è nata proprio esattamente 125 anni fa con il pianoforte. E il primo strumento quindi costruito da Yamaha è stato un pianoforte. Quest'anno abbiamo appunto festeggiato i 125 anni. E, mentre agli esordi il pianoforte Yamaha era un po' considerato come un coraggioso pianoforte che andava contro corrente perché c'era il predominio dei tedeschi, pianoforti storici di prestigio. Col passare degli anni, grazie a questa grandissima passione che i tecnici e gli ingegneri Yamaha hanno avuto nel corso di questi anni, il prodotto si è sempre più evoluto ed oggi, per esempio, il gran coda Yamaha della nuova serie CFX è accolto in molti fra i teatri più prestigiosi a livello mondiale. Bösendorfer, che è un marchio austriaco, quest'anno festeggia il 185esimo anno dalla fondazione, e è stato acquisito qualche anno fa da Yamaha. È stato acquisito, ma comunque Yamaha ha mantenuto, ha rispettato i canoni della personalità di questo pianoforte, che ha una sua personalità, che è amato proprio perché non vuole assomigliare a nessun altro pianoforte, al suo carattere, alla sua voce particolare. È particolarmente amato per i repertori, diciamo, intimi, e quindi Yamaha ha acquisito questo marchio e grazie alla sua struttura di marketing, diciamo, molto ben strutturata, continua a promuoverlo in tutto il mondo nel rispetto della sua natura. '13 Mondo Musica, presentiamo The Revolution, che ovvero sia il silent piano. Il nuovo ci silent. Mancava, che cos'è il silent piano? Il silent piano in realtà esiste da molti anni. E quest'anno però abbiamo fatto un ulteriore passo avanti presentando alle mie spalle il Silent SH, che praticamente è un sistema molto sofisticato che nasce insieme al pianoforte, non si può applicare a posteriori proprio perché è molto preciso e deve nascere con il pianoforte. Permette di utilizzare il pianoforte a tutte le ore senza disturbare i vicini, ma anche senza disturbare gli stessi familiari. E la tecnologia dell'SH è basata sul suono binaurale. Questa parola un po' strana significa semplicemente che il suono è tridimensionale, per cui quando ci troviamo a suonare il pianoforte nel cuore della notte, per esempio, con la cuffia sulle nostre orecchie, abbiamo la sensazione di non averla questa cuffia e che il suono provenga direttamente dal piano verso di noi. Okay, we wrote this for a purpose to motivate you at this time. With this hypnotizing bassline, please feel free to lose your mind. And get high, get money, get sex, get real, all in between. Paolo Stefano, Product Specialist, Yamaha. Abbiamo alle nostre spalle un'altra bellissima novità, strumento Yamaha. Qual è e quali sono le caratteristiche? Beh, è uno strumento straordinario, direi. Parliamo del Disclavier Yamaha. Disclavier viene dalla contrazione di due termini, disc e clavier. Clavier tastiera, disc vuol dire automatico, quindi un pianoforte che suona automaticamente. Infatti è possibile suonarlo e registrare la propria esecuzione, ma non si registra la musica, bensì si registrano tutti i movimenti che noi compiamo, sia sulla tastiera che la pedaliera. Il risultato è quello di poter poi riascoltare una vera esecuzione live da parte del pianista, che può andare tranquillamente a sentirsi, quindi la sua esecuzione, come già detto, dal punto di vista dell'ascoltatore, cioè in sala. Ma non è
l'unica caratteristica formidabile di questo strumento. È possibile anche fare il play di CD musicali e quindi per esempio avere dei CD con basi di accompagnamento, i cosiddetti minus one. Lo strumento è anche adatto per l'intrattenimento, per i pianisti di piano bar, perché al contrario possiamo magari fare il play di basi di musica leggera e quindi poter tenere delle serate fantastiche di intrattenimento. Ma vorrei spendere adesso due parole su una feature veramente incredibile, che è la Remote Lesson, perché il pianoforte di Sclavier si può connettere alla rete internet. Dunque, cosa è possibile fare? Immaginate di avere un Disclavier, non so, a Milano e un altro a New York, lo connettete via internet e voi da Milano potete suonare il Disclavier posto a New York. Questo dà luogo alla possibilità di realizzare delle lezioni a distanza, magari con un programma di videoconferenza per guardarsi e parlarsi, e quindi il maestro lontano migliaia di chilometri può fare lezione in tempo reale. Raffaele Volp, responsabile della divisione Duty, strumenti ad arco e percussioni della Yamaha Europe Music con branch Italia, della divisione italiana. L'importanza degli strumenti, di questi strumenti, della vostra presenza all'interno di questa manifestazione e soprattutto la novità e l'innovazione di quello che è un marchio brevettato della Yamaha che presentate, state presentando e che sta riscuotendo maggior successo. Yamaha è 9 anni che partecipa a questa fiera, la fiera più importante a livello mondiale per quello che riguarda gli archi acustici. Come ben sapete, presentiamo negli ultimi anni la gamma Silent, con il violino Silent, la viola, il violoncello e il contrabbasso Silent. Yamaha è nota per l'innovazione e la tecnologia, quindi ha cercato con questa gamma di prodotti di unire il mondo classico acustico al mondo moderno e alle necessità della musica moderna. E quindi tutta la gamma Silent punta proprio alla musica moderna, il pop, l'etno, il jazz. Ed è quello che devo dire, sì, riscuote oramai negli ultimi anni il maggiore interesse qua in fiera. Now won't you have a double with me? Sicuramente i violinisti o comunque musicisti classici usano e continueranno a usare lo strumento acustico. Lo strumento silent, lo strumento elettrico, li aiuta in particolare nei generi dove è necessaria un'amplificazione e una performance sul palco maggiore. Gli strumenti acustici sul palco, soprattutto se presenti altri strumenti, c'è altre casse, microfoni, chitarre elettriche e via dicendo, possono creare disturbi a livello di risonanze sullo strumento acustico. Lo strumento silent risolve tutte queste problematiche e oltretutto introduce delle opportunità e quindi lascia libera la fantasia, la creatività dei musicisti. Un violino elettrico, ad esempio, può essere poi collegato a dei multieffetti, dei banalissimi multieffetti da chitarra, e quindi riuscire a suonare musica e generi differenti. E poi nella realtà i silent sono nati, sì, perché per risolvere le problematiche all'interno, sì, dei condomini e quindi degli appartamenti, ma in realtà oggi hanno uno sbocco totalmente differente. Mercato è la mission di Yamaha dal 2013 in poi per quanto riguarda il mercato italiano. Noi prevediamo un lungo futuro per il pianoforte, probabilmente ci saranno delle trasformazioni, delle mutazioni. Il pianoforte verticale tende a diminuire nelle quantità a favore del pianoforte digitale, che è facilmente trasportabile e gestibile, ma il pianoforte è insostituibile, è un contenitore di bellezza, di poesia, e quindi noi crediamo fortemente nel pianoforte. Per questa ragione, nonostante la crisi di forte impatto, noi continuiamo a investire sempre di più. Non risparmiamo, vogliamo investire sempre di più. Take it all, but you never give.
Nel nostro percorso all'interno di questo mondo musica 2013 incontriamo un'unione di una territorialità legata al mondo del pianoforte che è Sicilpiano, un luogo molto particolare con Gaetano Vittorio Preti. Come è venuta questa idea di Sicilpiano, quindi di dar vita a questa azienda, e quali sono gli strumenti che lei propone nella sua commercializzazione, nella sua azienda? Cioè, accanto alla vendita degli strumenti tradizionali, normali, i pianoforti nuovi, i piano a coda e anche i piani digitali, una nicchia, una parte della nostra Sicilpiano si occupa anche di strumenti musicali antichi, di cui qua abbiamo, ovvero, qualche esempio, io ritengo piuttosto eloquente. Io partirei dal primo che troviamo in ordine sulla nostra sinistra, che è una splendida arpa. Perché l'arpa? L'arpa è uno degli strumenti più antichi, sarebbe la cetra, chitarra, citarra, cetera, e poi abbiamo le varianti che ci portano fino all'arpa. Però già tutta, vero, la storia, la mitologia è piena di arpe, di dee che usano per l'appunto l'arpa. Per poi spostarci, lo abbiamo alle nostre spalle, con il clavicembalo. Se noi abbiamo già osservato l'arpa, dove il suono si ottiene pizzicando le corde, nel clavicembalo sono i tasti del clavicembalo che in qualche modo sono collegate con le corde, e quindi c'è un ditino interno che va a pizzicare la corda. Si chiama plettro, una volta era una penna d'oca, oggi è un plettro. Lo strumento più rappresentativo che ho qui è uno strumento del 1886, è un piano a tavolo che viene conosciuto anche come table piano o square piano della Steinway-Wesson, uno strumento magico, grandioso, possente, col quale si può fare Chopin, si può fare il pianismo sinfonico di Beethoven, comunque il massimo degli strumenti che Steinway-Wesson. Ho portato questo oggetto come una prova di orgoglio e anche di sensibilità artistica nei confronti di Cremona e di tutto quello che di bello musicalmente qua succede a Cremona. E poi abbiamo anche un pianoforte sviluppato in maniera verticale. È un esempio rarissimo di piano ad armadio, di cabinet piano, che nasce principalmente nasce in Inghilterra, ma che trova anche diffusione sia in Austria sia in altre parti di Europa. Il cabinet piano che ho portato ha un nome importantissimo, si chiama Graf ed è una famiglia di costruttori viennesi che ha lasciato il segno, vero, nella costruzione dei pianoforti che vanno dal congresso di Vienna in poi. Ed è uno strumento che tutt'oggi riesce a dare dell'emozione, bellissimo a vedere, tutto originale, ha i suoi candelabri, i legni di una volta e anche il modo di presentarsi, il look e i legni sono quelli giusti. E poi abbiamo un fortepiano che non dobbiamo dimenticare. C'è un piccolo fortepiano, è un esempio, io direi, rarissimo di pianoforte verticale con un solo pedale. Si chiama forte piano perché il pianoforte, noi lo definiamo pianoforte perché abbiamo il forte e abbiamo il piano. In questo c'è soltanto il forte, quindi forte piano, un solo pedale. La Sicilpiano si trova a Niscemi, ai confini della provincia di Caltanissetta. Ci hanno descritto la buca,
La buca, che è una trattoria, sì, ed è anche una locanda, in cui dal 1880 la signora Miriam, con le sue generazioni, questa è la quarta generazione, sì, io sono la quarta, è riuscita, sì, ad esprimere un territorio. Prima di tutto è nato il culatello, la forma così com'è, che è il taglio zibello, è nato in questa cantina, perché prima era fatto in un altro modo, parliamo nell'Ottocento, e già questo mi ha portato vantaggio nel discorso di mantenimento delle cose. E poi le mie antenate hanno sempre fatto le cuciniere, facevano le cuciniere in casa dei Pallavicini, di conseguenza, sai, allora non è che era tutto, che non si muoveva nulla, era sempre uguale, le cose porto avanti oggi e domani, e poi, sai, si invecchia e si prende questo carattere. Quali sono i piatti e le, diciamo, le caratteristiche di questa casa? Come le ho detto prima, il culatello è già l'inizio, è una buona presentazione. Poi ci sono i vari tipi di paste antiche, tipo il pasticcio di maccheroni, che è un lascito del tempo degli spagnoli, non so, la mostarda di mele, anche quella che ci proviene da quel tempo. La fortuna di vivere in un territorio dove ci sono dei prodotti di eccellenza, e dove, qual è il formaggio? Formaggio, burro speciale, salumi speciali, io sono già a posto. Dal 1880 a oggi, come è cambiato il modo di vivere la cucina e di gustare un territorio? Niente, perché io vedo che ho ancora i golosi, ho ancora la gente che viene, io cerco di gustare veramente, di andare alla ricerca di queste cose. Quando, sai, hai quelle 4-5 cose importanti, insomma, secondo me non è una cosa difficile. Che cosa consiglia di venire a mangiare all'interno di questa trattoria affinché si sentano un po' di questa sua di casa? Esatto, di casa. Devono mangiare un bel piatto di cappelletti in brodo, come si mangiava all'uso antico, una fettina di salame o di culatello, un bel piatto di cappelletti e un assaggio di mariola con lo zabaione, zabaione all'aceto, che è favoloso. E perciò dopo il mio cacio bavarese, poi cosa si vuole di più? Un bel lambrusco. Che cos'è la buca? Questa è la mia casa, è la mia vita. Dei tre buoni motivi per venire almeno una volta nella vita all'interno della buca di Zibello: culatello, tagliatelle e dolce, e poi io. Io invito tutti a venire a visitare questa manifestazione, perché noi abbiamo altre manifestazioni internazionali, ma pur essendo io provenendo dal mondo agricolo, quindi avendo una cultura limitata nella musica, nella parola, reputo una cosa stupenda. Quindi invito tutti nel 2014 a visitare la nostra manifestazione, addirittura invito tutti ad aprile a fare una bella gita a New York, perché per il secondo anno avremo una... avremo un mondo musica a New York. Quest'anno ha avuto un successo enorme, gli americani hanno fortemente voluto che ripetessimo l'operazione, e noi per il 2014 l'abbiamo già programmata.